Ama Trento risponde. Dopo i marchigiani, anche i trentini approdano alla semifinale del Mondiale per club, vincendo anche la seconda partita della Pool B. Gli avversari stavolta non erano i teneri iraniani, ma i brasiliani del Sada Cruzeiro, che Trento ritrovava 6 anni dopo la finale di Doha, che diede il 4° consecutivo e ultimo successo degli italiani nella competizione. Il risultato è stato lo stesso di allora, 3-1, la sofferenza grande, soprattutto nel primo e nel secondo set, quando il Sada è sembrato in giornata molto più dei ragazzi di Lorenzetti. Vinto il primo set, in vantaggio nel secondo, i brasiliani però hanno cominciato ad accusare qualche battuta a vuoto ed è iniziato un testa a testa avvincente, testimoniato dai 3 set successivi chiusi tutti ai vantaggi. Nel secondo Trento annulla 4 set point prima di pareggiare i conti, nel quarto ne cancella altri 2 prima di chiudere il match. Lorenzetti ha alternato alcuni suoi uomini, trovando dalla panchina la forza fresca di Nelly e Van Garderen per sostituire Vettori nel primo caso e per dare respiro a Kovacevic nel secondo. Giornata faticosissima per Russell, molto impegnato in attacco e autore alla fine di 24 punti. La partita delle 17:30 contro il padrone di casa di Resovia, diretta TV su Rai Sport, servirà a decidere la classifica della Pool. Nell'altro gruppo stesso programma per la Lube, che sempre alle 17:30 con diretta streaming su Rai Play Sport affronterà i russi del Fakel, allenati da Camillo Placì. Cominciamo a sognare una finale tutta italiana, ma la strada è ancora lunga.